Cari spettatori, in questo periodo siamo costretti a rimanere in casa e chi ama il cinema non può andare nella sala buia. Certo, abbiamo i film in televisione, ne possiamo vedere tanti, ma non è la stessa cosa. E allora ho pensato di raccontarvene uno al giorno, un film non da vedere, ma da immaginare, in attesa di poter tornare in quella sala buia. Cominciamo con Caccia al Ladro di Alfred Hitchcock. È un film girato nel 1955. Il maestro del brivido in questo caso ci dà meno brividi del solito perché crea una bellissima atmosfera da commedia che si incentra poi sostanzialmente sulla relazione sentimentale tra due straordinari attori. Grace Kelly, bionda, come tante attrici che... Interessavano Alfred Hitchcock e Cary Grant, che anche se ha il doppio dell'età di Grace Kelly, è al massimo del suo fulgore e del suo fascino. Contribuisce molto al fascino di questo film anche l'ambientazione. Siamo sulla costa azzurra, la Gran Corniche. I due vanno in auto e si profondono in dialoghi meravigliosi, stupendi, un gioco delizioso. Della migliore commedia americana e però c'è anche appunto un filo giallo nero, c'è un topo d'albergo e i sospetti cadono su Cary Grant. Naturalmente non sveleremo il finale, vi posso però dire che Alfred Hitchcock, come al solito, si è piazzato in un punto del film e compare. Sta a voi. Ovviamente cercarlo. Il film ebbe anche un Oscar per la migliore fotografia e, in effetti, è anche bello da vedere. I colori di questo film sono una parte fondamentale del fascino che ancora ci rimanda. Ma niente più della bellezza di questa coppia straordinaria, Cary Grant e Grace Kelly. Buona visione ascoltando.